Buonasera, il telegiornale di questo lunedì parte dalla manovra che è stata varata, varata dal governo. Ve la, ve la spiegheremo, la racconteremo, omettiamo le soliti, i soliti commenti, tanto eh, potete già scommetterci: eh, sono positivi quelli del governo e della maggioranza, negativi quelli delle opposizioni. Noi vi raccontiamo la manovra e poi voi eh, giudicate secondo tendenze, orientamenti, sensibilità, interessi. Poi andiamo a vedere cosa è successo in Austria, le elezioni di ieri, lo spostamento a destra dell'elettorato, la vittoria eh, comunque del, dell'attuale Ministro degli Esteri, il leader giovanissimo 31enne del Partito Popolare, l'avanzata ma non impetuosa eh, come nel primo exit poll eh, del partito della destra, quello che fu eh, guidato da Haider eh, e tenuta anche se eh, con qualche difficoltà e dei socialisti che sono comunque probabilmente fuori dal governo vedremo anche come in Catalogna oggi spirava l'ultimatum che era stato dato a Puigdemont la dirigenza catalana da parte del governo di Madrid la risposta dei catalani è molto involuta, si chiede un incontro Puigdemont-Rajoy e si chiedono due mesi di trattativa e ha avuto buon gioco il governo di Madrid a dire allora Giovedì o c'è una eh, posizione chiara o si va al commissariamento della eh, Catalogna. Pare affievolita la voce dell'indipendenza catalana in eh, questi giorni, dopo il referendum del primo ottobre che sembrava aver spostato definitivamente eh, l'asse. Come vedremo c'è un'altra indipendenza che viene eh, già repressa, è quella eh, del Kurdistan iracheno, dopo un altro referendum pochi giorni prima del primo ottobre. Ottobre, oggi i carri armati eh, dell'Iraq a Kirkuk e ci sono voci anche di, eh, di vere e proprie carneficine, di dure repressioni nei confronti eh, dei peshmerga curdi. Eh, Ma andremo poi, torneremo poi alle cose italiane. C'è un fatto di cronaca su cui si discute molto. Latina, Lazio, un avvocato entra in casa del padre, corre a casa del padre dove è scattato l'allarme, eh, trova dei ladri in fuga spara e ne uccide uno con eh, colpi alla, alla schiena. A Quanto pare questo ladro era eh, disarmato e qui si attiva eh, il codice penale, omicidio eh, volontario e anche qui eh, la solita divaricazione eh, di eh, posizioni. Ma andremo poi anche ai, ai sondaggi. Prima però vi devo dire una cosa. C'è stato un omicidio politico grave a Malta, la cosa ci riguarda perché? Perché una coraggiosa giornalista è stata fatta saltare in aria con un'autobomba. È una storia che ci, che ci succede molto vicino e che è giusto raccontarvi. Andremo poi dicevo ai sondaggi. Sondaggi eh, cosa dicono? Che i 5 Stelle tornano davanti al PD, che la Lega riprende eh, molto spazio nei confronti di Forza Italia, il centrodestra è l'entità. Eh, tra le tre eh, più forti numericamente in questo momento. Ma vedremo anche altro. E poi Ofelia, l'incredibile storia di quel uragano che è, dove, è nato dove sono nati gli altri, solo che invece di dirigersi verso il Nord America, verso eh, le zone dei Caraibi e poi gli stati sud di sud-est degli Stati Uniti, ha attraversato l'Atlantico e ora. Sta investendo le coste dell'Irlanda e ha già fatto le prime vittime e le prime devastazioni. 30 secondi i titoli. Il Consiglio dei ministri vara la legge di bilancio, una manovra che vale 20 miliardi tra le misure di rinnovo nei contratti del pubblico impiego, la decontribuzione al 50 per l'assunzione dei giovani e interventi per famiglie poveri. evitati l'aumento dell'IVA una maggiore tassazione. È una manovra snella, senza lacrime e sangue per il premier non la pensano così le opposizioni che la criticano. Il successo dei popolari di Kurz il secondo posto dell'estrema destra di Sprague, spostano proprio a destra il destino dell'Austria. Hanno vinto i temi sociali forti e di orientamento che viene definito dagli avversari populista l'opposizione all'accoglienza per gli immigrati, il ritorno a un nazionalismo deciso. Il di Kurz dovrebbe ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Ambigua la risposta del leader catalano Puigdemont all'ultimatum del premier spagnolo Rajoy che ispirava oggi nessun cenno alla dichiarazione o meno di indipendenza della Catalogna, il presidente della Generalitat chiede due mesi di dialogo, Madrid non si sposta, e la vice premier ricorda ai catalani che giovedì alle 10 di mattina senza una presa di posizione chiara sarà attivato l'articolo della Costituzione spagnola che commissaria le, ragioni, le regioni a statuto speciale insolventi resta in libertà il capo dei Mossos sul quale pendeva la richiesta d'arresto. Il nostro sondaggio del lunedì rilancia il Movimento 5 Stelle che torna in testa nelle intenzioni di voto con quasi il 28% in calo il Partito Democratico che con ogni evidenza paga il Rosatellum, la nuova legge elettorale. Frette, Forza Italia cresce la Lega. Se si analizza il voto per coalizione continua a essere nettamente primo il centrodestra. Ci sono già le prime vittime, ci sono già centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica. L'uragano Ofelia si è andato a avvicinare, ha investito ormai le coste irlandesi dopo aver attraversato tutto l'Atlantico. Questo uragano, secondo gli esperti, rappresenta, con la sua traiettoria verso le coste europee, una vera e propria anomalia storico-climatica. Buonasera, quindi il governo ha varato la manovra, quindi ci, saranno, ci sono tonnellate di dichiarazioni a favore, a favore da parte degli esponenti dello stesso esecutivo e della maggioranza e altre tonnellate di dichiarazioni critiche da parte delle opposizioni. È sempre così da che esiste la democrazia e da che esistono le manovre economiche. A noi non resta che raccontarlo sine ira et studio, come si diceva. Qualche tempo fa, e vediamo insieme di che cosa si tratta. Siete pessimisti e critici verso il governo. Per voi, questa non sarà altro che una manovrina. Ma se scegliete di vedere il bicchiere mezzo pieno, troverete appropriate le parole di Gentiloni. Quella, appena licenziata dal governo, ha detto: Non è una manovra lacrime e sangue. Ed è difficile, alla vigilia delle elezioni, aspettarsi in effetti qualcosa di diverso. Ma mai come stavolta i numeri parlano. Fatto salvo l'ammontare complessivo della manovra, intorno ai 20 miliardi di euro, ben 15,7 dovranno essere tolti. Sono i soldi che servono a neutralizzare le clausole di salvaguardia, ossia l'aumento dell'IVA, cosa importantissima, certo, ma che nulla ha a che fare con gli investimenti, che invece saranno essenzialmente in due ambiti lavoro e lotta alla povertà. La parte del Leone spetta al rinnovo del contratto degli statali, fermo da dieci anni e per il quale sono stati stanziati un miliardo e sette più altri 300 milioni che serviranno a evitare di perdere il bonus renziano di 80 euro e assicurare una busta paga più pesante anche ai militari. E poi ci sono gli sgravi fiscali per i giovani. Diventeranno a tempo indeterminato per i lavoratori fino a 29 anni d'età con una detrazione pari al 50%. Ma se le assunzioni avverranno al sud lo sconto sarà del 100% per i giovani dai 16 ai 24 anni e, sempre a proposito di giovani, verranno assunti circa 1.500 ricercatori universitari. Inoltre verrà rifinanziato l'acquisto di macchinari, l'apprendistato e la cassa integrazione. Niente da fare, invece, per ciò che riguarda le pensioni, che restano agganciate alla crescita dell'età media, dunque si immagina destinate a salire, tranne che per alcune categorie di lavoratrici che usufruiranno di quella che è stata ribattezzata Aperosa, uno sconto di sei mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Come dicevamo, l'altra voce importante è quella della lotta alla povertà, finanziata con 600 milioni e destinata a salire. Non verrà invece eliminato il super ticket della sanità, mentre entrano a sorpresa una serie di sconti fiscali inediti, tipo gli incentivi per chi commissiona lavori di giardinaggio. Insomma, nonostante il ministro Padova ne parli con una certa enfasi, non stiamo discutendo di grandi cifre, ma tant'è. Un capitolo a parte poi riguarda la questione Team Vivondi. Il governo ha deciso anche di attivare la Golden Power, visto che si tratta di un'azienda strategica per il paese, ma il titolo in borsa è sceso. Queste le notizie sulla manovra, poi vedremo nei giorni prossimi se il dibattito sulla manovra stessa assumerà i contorni dello scontro politico al di là. Delle posizioni di principio, ma l'attenzione va semmai verso la Sicilia, dove si vota il 5 novembre, quello sarà il banco di prova per tutte le forze politiche. Ma quando si parla di elezioni eh, si guarda quello che sta succedendo in Europa. Il 2017 elettorale si è chiuso ieri in Austria con un verdetto che è simile a quello di tutte le altre elezioni, in difficoltà il centrosinistra e le sinistre, forte il partito centrista di governo avanzata e delle forze di destra più oltranziste. Dopo le elezioni legislative di ieri, l'Austria vira decisamente a destra. Con la sua netta vittoria, il leader del Partito Popolare, nonché ministro degli esteri del governo uscente, Sebastian Kurz, 31 anni, raccoglie i frutti della sua scelta di spostare il partito su posizioni più conservatrici, così da intercettare gli umori prevalenti dell'elettorato e contenere l'avanzata della destra più oltranzista. Efficace come pochi, Kurz ha condotto una campagna elettorale che la cancelliera tedesca Merkel ha definito molto energica, moderna e con una lista non convenzionale. Campagna incentrata su temi sociali forti, capaci di conquistare l'opinione pubblica austriaca. In primis l'accoglienza dei migranti, infarcita di elementi populisti come la lotta all'islamismo radicale, le espulsioni facili dei profughi che non rispettino le regole e la chiusura delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Questioni che anche il leader del Partito della Libertà, Christian Strache, con la sua deriva nazionalista, xenofoba ed islamofobica, ha inserito nel programma elettorale. Venerdì il Presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, affiderà l'incarico di formare il nuovo governo. Al Cancelliere il cancelliere Impectore, il trentunenne segretario del Partito Popolare, che, col successo elettorale di ieri, centra un nuovo ambizioso obiettivo e prosegue la sua brillante e rapida ascesa politica. Visto l'esito del voto, col Partito Popolare in testa al 31,4%, il Partito della Libertà al 27,4%, i Socialdemocratici al 26,7%, le alleanze possibili sono due. Una riedizione della grande coalizione Popolari Socialdemocratici del premier uscente Christian Kern, oppure una coalizione tra Popolari e Partito della Libertà di Strache. I giochi sono aperti. Curso lo sa e fa sapere di voler parlare con tutti prima di iniziare le trattative. L'ultima volta, per costituire il nuovo governo ci vollero 78 giorni. Nel 1999, per la coalizione nero blu, formata da Popolari e destra oltranzista, ne servirono 124. Questo è quello che succede in Austria, ma in realtà l'attenzione d'Europa è anche su quello che succede in Spagna il referendum della Catalogna è ormai alle spalle, ha più di quindici giorni di vita. Il problema è che, appunto, passando il tempo, non sembra proprio eh, che questo referendum eh, possa diventare il punto di svolta eh, che coloro che andarono a votare eh, speravano e eh, eh, di cui forse erano addirittura certi. Oggi scadeva l'ultimatum da parte del governo eh, di Madrid nei confronti delle autorità catalane. Si chiedeva in sostanza e proprio anche in linea di forma. Avete Proclamato l'indipendenza oppure no? La risposta di Puigdemont è stata ambigua. E a questo punto, se giovedì non ci sarà certezza, sarà commissariata la Catalogna. Mariano Rajoy è obbligato a controllare i nervi messi a dura prova dalla melina di Puigdemont. La non risposta fornita dal capo della Generalitat lo irrita. Gli replica con una dura lettera di tre pagine prima di volare in Galizia, la sua regione, dove per gli incendi c'è un'altra emergenza nazionale, con diversi morti. Così alla Moncloa è Soraya Saenz de Santa Maria a ripetere alla stampa i concetti appena messi per iscritto dal presidente. Il vice allude a Puigdemont come a un bambino. Credo che non era molto difficile dire sì o no. Non era una risposta difficile, bastava dire sì o no. Prolungare questa situazione di incertezza favorisce solo quelli che vogliono togliere ai cittadini la tranquillità per imporre un progetto radicale che impoverirebbe la Catalogna. Ricorrono per l'ennesima volta i richiami al senso di responsabilità, alla democrazia, allo Stato di diritto, al dialogo, ma solo se all'interno del Congresso. Oggi, però, gli appelli sono la premessa per dire al leader catalano che adesso davvero basta. A Puigdemont rimangono ancora due giorni e mezzo, fino alle 10 di giovedì, per rettificare. L'articolo 155 non implica la sospensione dell'autogoverno, scrive Mariano Rajoy, ma il ritorno della legalità nell'autonomia, e lei, signor Puigdemont, può aprire una nuova fase di normalità e lealtà istituzionale e se non lo farà sarà l'unico responsabile dell'applicazione della Costituzione. Mentre cercano di capire quando si riunirà il Consiglio dei ministri che deve approvare il decreto con cui chiedere al Senato l'articolo 155, visto che giovedì e venerdì Rajoy sarà a Bruxelles, i giornali anticipano quali sono le prime aree chiave da commissariare priorità? trasformare da parziale a totale il controllo del ministero delle finanze catalano e assumere la gestione del ministero dell'interno, dunque anche dei mossos de squadra. Ore tremende, quelle di oggi per la polizia autonoma catalana, nel palazzo dell'Audiencia nazionale il giudice Carmen Lamela ha rigettato la richiesta della Procura di arrestare il maggiore Josep Lluís Trapero, comandante dei Mossos accusato di sedizione. Lo ha lasciato libero col divieto di uscire dalla Spagna. Gli è stato ritirato il passaporto e dovrà presentarsi ogni 15 giorni in tribunale per firmare. Il mistero rimane nelle pagine inviate da Puigdemont a Rajoy, il presidente del governo catalano non ha chiarito se ha dichiarato o meno l'indipendenza. Si legge però che è in un vicolo cieco, con un sì poteva giustificare la repressione di Madrid e con un no polverizzare il fronte indipendentista deludendo due milioni di persone che hanno votato tra mille difficoltà e nei fatti segnare la sua stessa fine politica al leader catalano non è quindi rimasto che ripetere per iscritto il discorso fatto il 10 ottobre in Parlamento la dichiarazione è sospesa sapendo bene che la conseguenza sarebbe stata arrivare alla fine della corsa, al prossimo giovedì la data imposta dal governo spagnolo per rientrare nell'alveo della legge o fronteggiarne le conseguenze incerte perché non è mai stato applicato prima dell'articolo 155 della Costituzione ma che in ultima analisi portano alla rimozione dei vertici del governo catalano, anche con la forza se necessario e allo scioglimento del Parlamento indipendentista. Il tentativo politico del suo messaggio è però chiaro in quelle due petizioni che servono a dimostrare al resto del mondo che la Catalogna è un paese democratico, pacifico e pronto al dialogo fino all'ultimo davanti ad una Spagna che si prepara ad agire. La prima è che Madrid termini al più presto la repressione partendo con il ritiro dei 10.000 effettivi della Guardia Civile, ponendo fine alle detenzioni dei membri del governo locale, al controllo di internet della posta e al congelamento dei conti della Generalità. La seconda è la proposta di due mesi di negoziati, da cominciare con un dialogo diretto e paritario tra il governo locale e quello spagnolo. Puigdemont e Rajoy seduti uno di fronte all'altro. Addirittura il vice di Puigdemont, Junqueras, prova a girare il tavolo chiedendo una risposta sì o no al prezzo. Premier. Nel disperato tentativo di mantenere aperta la porta del dialogo, i partiti vicini a Puigdemont hanno addirittura fatto abortire la convocazione di un'assemblea plenaria proprio per il prossimo giovedì, nel timore che sull'onda della rabbia per un'eventuale messa in moto del 155, la riunione del Parlamento si convertisse in un tentativo di votare una vera dichiarazione unilaterale che non avrebbe lasciato margini a nessuno. La strada però, per quanti sforzi possa fare Puigdemont, appare già tracciata ed in qualche modo irreversibile. Appare infatti molto difficile che fra tre giorni il Presidente della Generalità possa rinunciare a tutto quello per cui ha combattuto, in particolare dichiarare nullo il referendum, illegale la legge che lo istituisce e dunque aumentano le voci secondo le quali giovedì prossimo Puigdemont potrebbe addirittura non rispondere a Mariano Rajoy. Vi devo parlare però di una storia che è accaduta molto vicino a noi, che ci è molto vicina, non solo eh, territorialmente. A Malta è successo qualcosa di molto eh, grave, un omicidio, e ne parliamo non perché la vittima è una giornalista, ma perché tutto questo mette allo scoperto qualcosa di grave e scandaloso. Una bomba esplosa sotto la sua auto l'ha fatta saltare in aria. Così è morta oggi a Malta la blogger e giornalista Daphne Caruana Galizia, 53 anni. Era una figura molto conosciuta a Malta perché una sua inchiesta, quattro mesi fa, ipotizzava un coinvolgimento dell'attuale premier maltese, il laborista Joseph Muscat, e della moglie nello scandalo dei Panama Papers. Caruana Galizia sosteneva dell'esistenza di documenti di una piccola banca maltese che avrebbero provato pagamenti partiti da banche dell'Azerbaijan verso un conto ad una società panamense riconducibile ai coniugi Muscat. La coppia ha sempre negato di avere conti correnti segreti, ma Muscat lo scorso giugno aveva dovuto convocare nuove elezioni, vincendole proprio in seguito alle accuse della giornalista. L'assassinio di oggi sta mettendo in grosso imbarazzo il premier che è apparso alla stampa assicurando che i responsabili saranno perseguiti. La polizia maltese ha rivelato che che due settimane fa la giornalista aveva denunciato di aver ricevuto minacce di morte. E andiamo a vedere adesso, prima abbiamo visto la questione del referendum catalano e di ciò che ne è seguito. Pochi giorni prima del referendum in Catalogna ce n'era stato un altro a cui avevamo dato risalto, quello del Kurdistan iracheno. Certo, una zona molto più lontana a noi, ma. Vicina per tutte le cose che abbiamo raccontato eh, dall'inizio degli anni 2000 a oggi, dalla guerra d'Iraq a oggi. Lì nel nord eh, dell'Iraq eh, c'è una popolazione curda eh, che è preponderante dal punto di vista numerico. Come tanti curdi, ci sono negli altri paesi vicini, la Turchia. E l'Iran stesso. I curdi non hanno una loro terra. Ebbene, quel referendum voleva essere l'inizio della strada che portava appunto a uno Stato indipendente curdo. Ma oggi. Che il referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno fosse una mossa azzardata lo sapevano bene coloro che hanno portato al voto i curdi il 25 settembre, a cominciare dal presidente della regione autonoma Barzani che, sulla strada secessionista, ha giocato d'azzardo e ha perso. Forse si è sentito forte del ruolo svolto in questi anni dai peshmerga, i combattenti che sono rimasti in prima fila a lottare contro l'ISIS al confine con la Siria e nelle zone del Kurdistan iracheno, dove l'esercito di Baghdad tre anni fa si era dissolto davanti all'offensiva delle bandiere nere. Barzani forse credeva che aver salvato il paese da Italia Gole potesse contribuire a far nascere almeno in quelle terre il primo nucleo dello stato indipendente che i 30 milioni di curdi divisi in quattro paesi, Iraq, Iran, Turchia e Siria attendono dalla fine della Prima guerra mondiale. Ma la provincia di Kirkuk è zona di ricchezza petrolifera, che Baghdad difficilmente avrebbe potuto lasciare andare, i carri armati si sono messi in viaggio verso nord, puntando sulla città che l'azzardo di Barzani ha incluso nella cartina del futuro Stato curdo iracheno. Mentre i blindati con le bandiere irachene avanzavano, da Kirkuk partivano i mezzi con i vessilli curdi. Qualche gruppo era ancora impegnato in sporadici combattimenti. Intanto si formavano code chilometriche di famiglie in fuga da quella che potrebbe essere la prossima guerra in una terra che da decenni non conosce pace. L'attacco a Kirkuk da parte di forze irachene e milizie iraniane equivale ad una dichiarazione di guerra, ha commentato il comando Peshmerga che ha accusato per aver abbandonato i checkpoint le forze dell'Unione Patriottica del Kurdistan. Kurdistan di cui faceva parte l'ex presidente iracheno Talabani scomparso pochi giorni fa. E torniamo allora in Italia. C'è una storia di cronaca che sembra fatta apposta per riattizzare un'antica divisione sul tema del diritto dei cittadini a usare le armi quando si trovano in situazioni pericolose. Ma era pericolosa la situazione di quell'avvocato che a Latina ha ucciso un ladro in fuga? Quando spari alle spalle ad un ladro disarmato e lo uccidi è omicidio volontario. Ed è proprio questo il reato contestato all'avvocato civilista che ieri ha scoperto dei ladri nella casa del padre a Latina. Per chiarire esattamente cosa sia successo bisognerà aspettare almeno i risultati dell'autopsia sulla vittima. Un uomo con qualche precedente penale, tanti furti sempre in quella zona dove si era trasferito da qualche anno. Così, per ora, c'è solo la versione dello sparatore. Interrogato ieri sera per ore dagli agenti della Mobile ha raccontato di essere stato chiamato chiamato dal padre perché l'antifutto della sua abitazione era scattato. In quella casa è arrivato poco dopo. Aveva con sé una pistola con due caricatori, arma detenuta legalmente con doppia licenza sportiva e per difesa. Ha raccontato di aver visto due uomini nel giardino condominiale. Ha detto che erano minacciosi, uno dei due avrebbe messo una mano in tasca. È stato in questo momento che l'avvocato avrebbe reagito. Ma è proprio da questo punto che il racconto necessita di riscontri certi. Secondo il suo legale infatti avrebbe sparato in aria diversi colpi, almeno 6, forse 8. Non si sa come, con una traiettoria complicata, un paio di proiettili avrebbero raggiunto un terzo complice che era su una scala usata per uscire dall'appartamento. Colpito alle spalle, appunto, da circa 10 metri è morto. Secondo quanto detto dall'avvocato agli inquirenti non lo aveva neppure visto quell'uomo eppure non era buio, erano le 16.30. Dopo averlo colpito non ha chiamato la polizia. A farlo sono stati alcuni vicini spaventati per il rumore dei colpi esplosi addosso alla vittima nessun'arma dei due complici nessuna traccia fuggiti, gli investigatori sono sulle loro tracce prima di passare ai nostri sondaggi vi do una notizia che era attesa scadevano i termini per le offerte vincolanti su Alitalia che come si sa è messa in vendita di fatto dal nostro governo ebbene Alitalia di cui non dimentichiamo deve evitare il fallimento avendo una situazione molto molto difficile è in stato di commissariamento e, e sopravvive eh, grazie al prestito eh, che viene rinnovato proprio da parte eh, del eh, tesoro e le offerte vincolanti dovevano essere presentate entro stasera allo studio notarile eh, che è preposto a, a, ad accettare eh, le offerte la, a riceverle eh, sono arrivati 7 Sette plichi, quindi ci sono sette offerte vincolanti. Si sa solo che una è di Lufthansa e che riguarderebbe una parte, anche se grossa, ma soltanto una parte di quella che oggi è. All'Italia, a quanto pare per il medio e per il lungo raggio. Di più non si sa, nei prossimi giorni si capirà cosa succederà. Ma intanto la notizia che è di questa sera è quella appunto delle sette offerte vincolanti. Le altre lo sapremo nei prossimi giorni appunto. Andiamo a vedere allora come andrebbe se si votasse oggi. Vediamo che il Movimento 5 Stelle riguadagna la prima posizione. Eh, più 0,6 al 27,9. Il Partito Democratico perde uno identico 0,6 e va al 27,1. Lega Nord più 0,3, 14,8. Forza Italia meno 0,6. 12,2% stabile al 5%, Fratelli d'Italia. Articolo 1 MDP più 0,2% al 2,4%, stabile al 2,2% Alternativa Popolare di Alfano. Sinistra italiana meno 0,1% al 2%, Movimento Animalista di Michela Vittoria e Brambilla 1%, meno 0,1% Campo Progressista meno 0,1% 0,9%, altro partito 4,1% nel complesso. Vediamoli in un altro modo. Eh, come vedete il centrodestra eh, ha un meno 0,4 rispetto a lunedì scorso, il centrosinistra un meno 0,2, tutto quello che viene riguadagnato dalle 5 Stelle più 0,6, ma complessivamente come vedete eh, nella logica delle alleanze possibili è eh, davanti il centrodestra mettendo insieme Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento... Animalista e l'UDC, la parte dell'UDC dell'ex UDC che va verso il centro-destra, il centro-sinistra ha il Partito Democratico, Campo Progressista, Socialisti Verdi, il Partito di Alfano, fare e ciò che resta di scelta civica. Il Movimento 5 Stelle va da solo e poi c'è il quarto polo, chiamiamolo così, tutti insieme, MDP. Sinistra italiana, possibile rifondazione comunista e tutto ciò che c'è attorno Montanari, eccetera: 5 e 4%. Ma sia effetto Rosatellum, si può dire così, cioè quella controversa legge elettorale votata col, col voto di fiducia del governo alla Camera che deve passare al Senato. Non ha portato all'UR, diciamo per usare un eufemismo, al PD? Sì, direi proprio di sì, perché i dati tenderebbero a dire esattamente questo. Infatti, l'unico partito che in qualche modo cresce e anche in modo evidente e consistente rispetto all'ultima settimana. Un po' anche la Lega, ma sicuramente il movimento 5 Stelle che dopo diverse settimane ormai torna ad essere il primo partito, anche se la numerica che ottiene è ancora insufficiente per essere primo in termini di, tra virgolette coalizione perché non si aggrega con altri movimenti come fanno invece i partiti del centrodestra e teoricamente anche del centrosinistra e ad ogni modo con questi numeri, con l'attuale legge elettorale, insomma quella che approveranno molto probabilmente Rosatello, non si vedono certamente maggioranze all'orizzonte se non con accordi post-voto tra partiti che appartengono a coalizioni differenti. Senta Vasia, va bene, ci fermiamo qui perché tanto è tutto molto chiaro. Ci vediamo lunedì prossimo, ci avviciniamo sempre più alle regionali siciliane, e lunedì ne parliamo bene. Abbiamo però ancora tempo e spazio l'abbiamo lasciato per quel fenomeno che è assolutamente con pochissimi precedenti storici. Uno è degli uragani che si formano, come sappiamo, nella zona dell'Atlantico più vicino alle coste americane non ha seguito la traiettoria degli altri che hanno già fatto purtroppo anche morti e devastazioni in questo anno. Ha attraversato tutto l'Atlantico e adesso si riversa sulle coste dell'Irlanda. Ofelia, il quindicesimo uragano della stagione, è una vera e propria anomalia perché ha attraversato l'Atlantico e, nonostante abbia perso intensità in queste ore, sta scaricando piogge torrenziali sull'Irlanda sud-occidentale, accompagnate da venti che soffiano a 190 km orari. L'allerta è rossa, il livello di massima pericolosità. E infatti, l'ondata di maltempo, la peggiore che colpisce l'isola da mezzo secolo a questa parte, ha già ucciso tre persone e costretto le autorità a chiudere scuole, uffici. E negozi e a chiedere ai cittadini di restare a casa. Le più colpite sono le città di Cork e Limerick, ma ora trema anche il resto del paese, Dublino compresa. In tutto, nell'isola, oltre 360.000 utenti sono senza elettricità e l'emergenza potrebbe durare molti giorni. Ofelia si sposterà sull'Irlanda del Nord, dove è stata già lanciata un'allerta meteo, poi dovrebbe indebolirsi e lambire le coste del Galles. Ma gli effetti indiretti di quest'uragano stanno colpendo anche Portogallo e Spagna dove centinaia di incendi quasi tutti di origine dolosa sono alimentati da eventi di ofelia, in particolare nel nord del paese lusitano è una vera e propria catombe con almeno 32 vittime accertate. Interi villaggi ma anche quartieri di città importanti come Braga sono stati evacuati. Il governo ha ammesso che non ci sono abbastanza vigili del fuoco e ha inoltrato a tutta l'Unione Europea una vera e propria richiesta d'aiuto che tuttavia la vicina Spagna non potrà accogliere perché anche in Galizia ci sono decine di focolai attivi e tre vittime Racoia ha visitato oggi la regione mentre le autorità locali parlano di terrorismo incendiario Dopo di noi Lili Gruber ospita a otto e mezzo Antonio Padellaro, Claudio Cerasa e anche Alessandro Sallusti Noi ci fermiamo C'è un'importante notizia dell'ultima ora. La Procura Generale spagnola ha chiesto l'arresto dei due leader dei principali movimenti indipendentisti catalani, Sanchez e Quisart. La notizia è di questo momento. Già ha scampato il carcere Trapero, il capo dei Mossos che oggi pomeriggio è stato rilasciato in libertà vigilata, ma nel caso di Sanchez e Quisart eh, si tratterebbe se accolta di un arresto che non ha possibilità di attenuazione vedremo e c'è un'ulteriore quindi drammatizzazione della crisi catalana andiamo a vedere le borse ha chiuso Milano con una, ancora una volta con il segno dei bond più 007 e in questo momento in positivo anche Wall Street con il Dow Jones a più 0,27 il Nasdaq a più 0,14 è tutto, Gruber ci vediamo domani sera buonasera